Oggi si parla dunque di Outlook per l'anno che è appena cominciato. Qual è la vostra visione? Ma diciamo che Kairos innanzitutto ha un bias specifico, cioè Italia-Europa, e sicuramente queste, chiamiamolo due aree, anche se di fatto l'Italia è un di cui dell'Europa, sono sotto i riflettori, adesso mai più direi, nel senso che Banca Centrale Europea a fine gennaio ha dato un segnale forte, Draghi diciamo ha aperto i rubinetti. Si cominciano a vedere anche risultati concreti di alcune riforme, in primis anche l'Italia. Stiamo dando per fortuna e finalmente un buon segnale, quindi non tanto dal punto di vista micro, perché mancano ancora i fondamentali, ma dal punto di vista macro sicuramente i segnali sono molto, molto positivi. Oggi si parla anche di Grecia, dopo le elezioni del 25 gennaio. Quanto dobbiamo temere questo fronte ellenico? Ma direi che le uniche variabili esogene in questo momento del mercato sono sicuramente la Grecia, punto interrogativo, e l'altro punto interrogativo sono le tensioni Ucraina e Russia. Non c'è nessun interesse a che la Grecia esca dal mercato, chiaro, né da parte dell'area euro, né tantomeno da parte della Grecia. Ovviamente qui si parla di politica, di consenso, e di conseguenza ci sarà una trattativa che porterà sicuramente volatilità sui mercati, l'abbiamo visto, ma secondo noi si concluderà appunto con un negoziato ragionevole tra Europa, diciamo area euro, fondo monetario e Grecia sicuramente. E riassumendo quindi a livello di asset class, ma anche di settori, aree geografiche, dove conviene guardare in questo momento? Ma direi una cosa quasi ovvia, quasi scontata, il mercato azionario, anche se dobbiamo sottolineare il fatto che sul mercato obbligazionario non siamo negativi. Lo guardiamo con maggior criticità, ovviamente, perché ci sono degli elementi di criticità, spread e tassi ai minimi, però i flussi ancora ci sono, c'è sicuramente un floor creato dalla BCE, è ovvio che a livello di margine, però in termini chiamiamolo di performance, bisogna guardare i rischi assets, in assoluto sicuramente l'equity. E le vostre strategie quindi per questo 2015 quali sono, quali saranno? Ma diciamo che le nostre strategie si vanno a incanalare in quello che è il mondo dell'alternativo, quindi diciamo strategie long short sulla parte azionaria, piuttosto che strategie obbligazionarie totalmente flessibili. Sono un po' in conflitto di interesse, direi che sono le strategie migliori in questa fase di mercato, però effettivamente la ricerca di rendimento, la ricerca di stabilità di portafoglio in una fase dove il bond non dà una contribuzione interessante, dove l'equity e i rischi assets diventano molto volatili, è ovvio che l'attenzione alle strategie alternative sta tornando sempre più forte. È stato un mercato direzionale negli ultimi 5 anni, un contesto dove le strategie alternative non sovraperformano, però efficientano il portafoglio. Oggi non soltanto efficientano il portafoglio, ma potrebbero fare anche molto meglio delle strategie direzionali. Noi stiamo puntando sui nostri long short Europa, Italia, un tematico, e ovviamente il Bond Plus, che è un prodotto diciamo obbligazionario totalmente flessibile. Grazie allora per queste indicazioni, buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi.